Questo vento mi fa sempre ricordare echi lontani, mio padre soprattutto, che mi diceva: ricordati che sei figlio di questa terra. Ma io non mi dimentico di questa terra, perché ci sono nato, perché ci sono stato bambino, ho giocato in questa polvere rossa, in questa terra rossa. Mi ricordo quando ero bambino il verde che c'era nei campi. Erano i gelsi, i filari di gelsi che limitavano, che separavano un campo dall'altro, un sentiero dall'altro. I gelsi erano importanti allora perché c'era una filanda qua vicino a questo paese. Poi la seta ha perso di valore e i gelsi li hanno abbattuti. Mi è rimasto qualcuno, là in fondo se ne vede un piccolo filare. Prima dei gelsi però qui c'era una vastissima zona di bosco, di foreste, di querce, di farnie in particolare. C'era acquitrino, c'erano i cervi, venivano a caccia i principi longobardi da Pavia. Poi, vabbè, tutto è cambiato, tutto si è trasformato, l'uomo ha dissodato. E da questa terra ha tirato fuori perfino le sue abitazioni. Le case che si vedono qui attorno, che si possono vedere, sono fatte di terra. Terra come questa, terra rossa. Mio padre mi raccontava, io non le ho mai viste, mi raccontava che le donne soprattutto portavano le ceste di terra per riempire i cassoni per tirare sui muri delle case. Erano muri spessi 80 centimetri, ce ne sono ancora di case di questo tipo. Erano case fresche d'estate e calde d'inverno. Erano case fatte proprio con il sangue, con il sudore in pratica di questa terra. Era la terra, sembrava come se che la terra venisse fuori, si alzasse e formasse una casa. E venivano così costruite le dimore, le tane di questa gente, di questa popolazione. Terra rossa, letto dello Scrivia, vecchissimo letto dello Scrivia. Ci troviamo nel cuore della Fraschetta, la pianura che si stende tra Alessandria, Tortona e Novi Ligure. Sulla linea di un orizzonte sempre uguale, il paesaggio si è inesorabilmente modificato. Lungo le strade, case moderne, cartelloni pubblicitari e indicazioni stradali, segni di un presente che si trova con le stesse connotazioni in ogni campagna italiana. Ma qui, accanto alle fabbriche e alle villette, si notano qua e là le testimonianze di un passato anche recente, in cui esistevano stretti vincoli tra la gente della Fraschetta e il suo ambiente. La vita contadina era scandita dal ritmo delle stagioni.
Il legame con la terra era così forte che di essa l'uomo si serviva per costruire le sue dimore. Quelle dimore sparse tra i campi sono oggi resti abbandonati, scrostate, con porte e finestre murate e il tetto a pezzi o, dopo diversi interventi di ristrutturazione, trasformate in maniera radicale. Di fronte a questo patrimonio che sta scomparendo e consapevoli della necessità di operare in qualche modo per la sua salvaguardia, abbiamo iniziato con i ragazzi un lavoro di ricerca che, facendo loro ripercorrere la storia di questi luoghi, li portasse a comprendere la realtà in cui vivono attraverso la conoscenza delle trasformazioni operate dall'uomo sull'ambiente e a rispettare quindi i legami con il loro passato. Un'indagine tra gli anziani del paese per reperire una serie di informazioni su cui lavorare ci è parso il modo più immediato per iniziare la ricerca. Ho lavorato con l'impresa Capra del 26. È l'ultimo anno che ha finito di batter terra, in quell'anno lì. E poi abbiamo cominciato a spinetta, a litta, a costruire in mattone. Le case si fanno sempre in primavera perché la terra matura e non asciuga lentamente e viene più dura. E poi si pianta lì dal mese giugno, luglio e agosto, settembre si cessa. E poi si cominciano ottobre, novembre, perché la terra che è più fresca viene più dura. Invece se c'è il tempo che è caldo, la terra si asciuga, ma asciuga d'arrabbiata che è non matura, è molle, ecco. Ma quali sono le caratteristiche di questo materiale che permette la costruzione di una casa che dura nei secoli? E chi e come ha introdotto nella piana la tecnica di costruzione delle case in terra battuta? Abbiamo accertato, grazie ad una visita in biblioteca, che un popolo di origine ligure abitò nel Neolitico questo territorio e che con l'insediamento umano si sviluppò la tecnica della costruzione delle case in terra. Tutta l'area doveva essere ricoperta da una boscaglia molto fitta, la cui esistenza è testimoniata dal termine fraschetta, che significa appunto frasca, ramaglia, cioè formazione vegetale a boscaglia, e da toponimi come Zerbi e Bosco Marengo. Per approfondire il discorso, ci siamo rivolti ad un geologo, al quale abbiamo chiesto notizie dettagliate sulla conformazione del terreno. La Fraschetta è una pianura originata dal decorso dello Scrivia, che nel periodo olocenico percorreva tutta la pianura allargandosi a ventaglio. Il suo materiale alluvionale è di natura ghiaiosa e argillosa ed è detto terra rossa perché contiene, oltre ad altri materiali come il silicio, anche una percentuale di ferro che gli attribuisce tale caratteristica. Con l'aiuto del nonno di un ragazzo, ex muratore, abbiamo quindi voluto sperimentare direttamente nel cortile della scuola la tecnica di costruzione di un muro in terra battuta. La costruzione delle case, cessata solo nel secondo dopoguerra, avveniva in modo semplice. Il materiale veniva scavato nei campi fino ad una profondità di circa 60 cm, quando si arrivava ad uno strato di ghiaia bianca. Lo scavo veniva fatto in autunno e il terreno ricavato veniva lasciato frollare, cioè riposare, fino alla primavera successiva. Sullo strato di ghiaia, dopo aver effettuato lo scavo, veniva costruito un muro a cortina di mattoni cotti alto 70-80 cm, che veniva riempito internamente di sassi. Si livellava infine la parte superiore, in modo da costituire un adeguato piano di posa. Sistemati i cassoni su tale basamento e impastata la terra con acqua, la si versava in essi. La terra veniva portata ai cassoni spesso dalle donne in ceste che potevano contenere fino a 20 kg,
Ad ogni gettata l'impasto veniva pestato con mazzeranghe, assumendo così la consistenza di una sorta di calcestruzzo naturale. Le case di terra si presentano disposte in modo vario, allineate lungo le vie di comunicazione, raggruppate a costituire nuclei, isolate. Sono esposte a sud e sovente mostrano una caratteristica di simmetria fra il piovente meridionale più corto e quello settentrionale assai più lungo, ma di uguale inclinazione. Il corpo della casa è in genere costituito da due reparti giustapposti, la dimora vera e propria e il rustico. Le abitazioni più antiche erano composte da due camere al piano terreno, poi vennero costruiti due piani con quattro camere e una scala centrale. La cantina si trovava a volte sotto la cucina, ma più spesso era situata a pian terreno, nella parte della casa esposta a settentrione, e perciò alle intemperie, e costituiva una sorta di camera d'aria che proteggeva il resto dell'abitazione. Una testimonianza di grande interesse sulle case di terra battuta della Fraschetta, e viste anche dall'interno da un osservatore molto attento e scrupoloso, ci viene dal libro di Pierluigi Bruzzone, storico di Bosco Marengo, Giuditta della Fraschetta, un racconto storico di età napoleonica che ci comunica molte curiosità e molte fedeli descrizioni della vita popolare nella piana di Marengo. Il romanzo è ambientato in età napoleonica e proprio all'inizio di questo racconto storico risalente all'età, alla bufera post-rivoluzionaria, ecco che abbiamo questa descrizione di una casa di terra battuta, la casa del padre della eroina che divenne poi una guerrigliera contadina. La sua casa era situata non lungi dalla chiesa delle Quattro Cascine, proprio sulla linea diritta che va da Bosco alla Polastra e a Tortona. Consisteva questa povera casa di quattro muri di terra battuta coperti da tegoli, senza che ci fosse intonaco di sorta, per guisa che piovendo diveniva del colore dello zafferano. S'entrava per una porticina bassa e bisognava abbassare il capo per giungere dentro. Si andava giù di uno scalino e si poneva il piede sopra un suolo battuto senza pavimento. Le pareti senza intonaco avevano una mano di bianco, bianco di calcina che già s'era fatto color della caligine. Si pigliava la luce da due finestrini larghi una spanna e chiusi da impannate. Lo stanzone era buio e per questo, quando non faceva molto freddo, si teneva aperta la porta per avere luce e aria. Il soffitto era di grezze panche e si saliva al primo piano con una scala interna a pioli che si poteva mettere e levare. La stanza di sopra era uguale a quella di sotto, per la luce, ma più rozza nelle pareti perché mancava di la tinta di calcina. Con stuoie di vimini e di canne si era fatto il solaio di sotto il tetto e là sopra si ponevano, provviste di paglia, di fieno e di legna per l'inverno. Lo stanzone di sotto era tutto, cucina, sala da pranzo, camera da dormire, granaio. Da esso però si passava in un bugigattolo che stava appoggiato alla parte posteriore della casa e che era diviso in due parti da una tramezzata di stuoie e di vimini impiastrata d'argilla e di fango raccolto per la strada. In una di queste tane vi era la cantina e l'altra era ridotta a stalla che conteneva per solito una vacca e qualche rozza da pochi soldi. Con questo possesso di casa era già dei benestanti. In quel tempo, anche questa è una nota interessante, fine Settecento, i quattro quinti delle case dell'ampia pianura erano di questa costruzione e ora non vi è molta diversità, ragionando di case abitate da gente povera o che viva col lavoro delle braccia.
Per gli animali veniva costruita una stalla spesso comunicante con la cucina. In questa stalla d'inverno si riunivano tutti per giocare a carte e chiacchierare, stando al caldo e risparmiando la legna per la stufa. Sopra la stalla veniva costruito il fienile. Quasi sempre la casa era completata da un rustico collocato a sud, il portico. Tra questo e la casa, l'aia, delimitata da un muretto cui erano addossati il letamaio, il gabinetto, lo stabio, il pollaio, la conigliera, il forno, la lavanderia. Io ho 80 anni, quindi sono 80 anni che abito qua. Mio papà è nato nel 1870 nei pressi qua di questa casa, mentre il nonno era nato qua, si chiamava Francesco, come mi chiamo Franco io. Il papà del nonno, che si chiamava Carlo, ed è quello che ha dato il nome alla casa, Casina Carlona, era nato all'inizio del 1800. E a memoria, per aver sentito dire dal nonno, dalla nonna, questa casa c'era già al tempo di Napoleone ed è stata anche sede di un comando di un reggimento, non so più di chi, nella battaglia qua di Marengo. Noi l'abbiamo, e dico noi, dico io, i miei, abbiamo sempre cercato di conservare la casa così com'è, perché in confronto alle case moderne offre qualche scomodità, ma tante comodità. La comodità maggiore è la freschezza dell'abitarci. Non si sente quell'arsura della casa in muratura, in cemento armato, non c'è mai quella calura lì. No, c'è sempre una temperatura, infatti se anche fuori fa caldo, si entra in casa e si sente un bel fresco. La casa è sempre stata considerata molto, molto ospitale e ne avete un esempio. Che siete arrivati, ospiti, vi ho scambiato per una squadra di unni barbarici e invece poi ho visto che siete dei deliziosi ragazzetti, con tanta voglia di studiare domani. L'area interessata al fenomeno delle case di terra corrisponde a quella che presenta in superficie la terra rossa. Una frangia esterna all'area delle case integralmente costruite in terra presenta costruzioni con strutture angolari, pilastri e architravi in mattoni, in quanto la terra, che qui perde il suo tipico colore e di conseguenza buona parte delle caratteristiche che ne fanno un ottimo materiale da costruzione, non viene più utilizzata nelle strutture portanti. Una ulteriore osservazione per verificare direttamente la reale consistenza e lo stato di conservazione di un patrimonio di cui ormai i ragazzi si sentivano depositari, ci ha permesso di scoprire che la tecnica della terra battuta non veniva utilizzata solo per la costruzione di case rurali, ma anche per erigere edifici urbani, privati e pubblici, come del resto la nostra stessa scuola, o come la famosa chiesa di Santa Maria delle Ghiare a Pozzolo Formigaro. Contemporaneamente ci siamo però resi conto dello stato di degrado in cui si trova la maggior parte di queste costruzioni, a volte totalmente abbandonate e in rovina, a volte sottoposte a trasformazioni che ne hanno completamente stravolto la struttura originaria. Di qui la necessità di fare il possibile per salvare questo patrimonio. In questo libro di Amoretti, Sulzer, datato 1865, ecco che Carlo Amoretti nel suo viaggio da Berlino a Nizza
e poi da Milano a Nizza, descrive, giunto in prossimità di Pozzuolo Formigaro, ecco questa curiosa tecnica costruttiva degli abitanti del luogo. È un'altra testimonianza che ora leggo, che documenta come anche i viaggiatori di passaggio di fronte a queste pareti di terra battuta rimanessero a volte perplessi. E dice Carlo Amoretti, 1865, presso Pozzuolo, il cui castello è posto su un piccolo poggio da cui trasse il nome, vedrete una maniera di fabbricare fra noi inusitata e insegnata dalla necessità agli uomini che non hanno sassi né legna da cuocere mattoni. Formano essi fra due tavole una specie di mastice d'argilla e ghiaia, che i francesi chiamano frisè, della grossezza di cui vogliono il muro, e sol che abbiano di mattoni i pilastri angolari, si credono abbastanza sicuri, e fabbricano così, se non durevolmente, con molta celerità, almeno ed economia. Ecco, da qui si nota come il viaggiatore non fosse molto sicuro della durevolezza di questa tecnica costruttiva, che invece noi vediamo sopravvive ai secoli e riesce a darci una testimonianza di materiale povero estremamente duraturo, che si conserva ancora oggi.